Sì. Aspetta, Karen, ecco qua. Signore, ho 80, 80, ho tantissima fame oggi. Devo cercare un ristorante qua, ma non ho trovato. Ho trovato un ristorante soltanto che ha un nome stranissimo. Si chiama Crunchy Cran. Boh, proviamo a sentirlo, vediamo se ha un posto per me, perché ho appena donato sangue. Ho fatto una super donazione, quindi ho molta fame. Vediamo se trovo qualcuno per ma, eccoci qua. Cren Cran. Sta squillando, sta squillando. Sta squillando. Speriamo che risponda qualcuno. E qui c'è una porta, ma è tutta chiusa, non penso che sia. No, non lo so, vediamo. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, volevo ordinare, è possibile prenotare un posto per una persona? Per una persona al vostro ristorante Crunchy Cran. È possibile? Avete posto per uno? Sì, puoi essere in uno nel ristorante Cran Cran Crunchy Cran. È aperto. Che tavolo scegli? Un tavolo indifferente. Basta che non mangio per terra, insomma, un tavolino, dai, un tavolino per una persona, ok? Sto arrivando, eh? Grazie, 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 grazie. Ciao, 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 grazie, ciao, ciao, arrivo, arrivo, arrivo. Oh, Va bene, l'aspetto, ci vediamo fra un po', ciao! per fortuna è una famissima, ho molta fame, però dove cavolo è sta? Cioè, qui c'è questa porta qua, però non mi sa tanto di ristorante questo. C'è una scritta qua sotto, ma che cavolo c'è? Ma come qua sotto? Ristorante Crunchy Cran. Ma poteva metterla più alta, no? Questa scritta! Ma che cavolo? Forse bisogna entrare così. Forse bisogna entrare. Permesso! Permesso! Buongiorno! E c'è la scritta bassa, così qua, c'è la scritta così bassa. Ah, pensavo che bisogna entrare così qua in questo ristorante perché era un ristorante particolare, ecco. Ah, posso entrarmi? Però ormai sono abituato così. Cioè, vuoi il tavolo poi io? Il mio tavolo? Ah, ok, grazie, grazie. Eccomi, buongiorno. Buongiorno, io ho prenotato, nome mio? Sì, ho prenotato prima, ho telefonato, ero io che ho telefonato. Le Crunchy Crunch, no? Giusto? Le Crunchy Crunch. Sì, mi c'è. Mi suddo, mi suddo? Per me che sta a posto? Mi sa Dio, mi so Dio. Se Ciao poi ti Dio. Che abbasso si il dice? sedile, Eh? Come si fa ad alzare il sedile? come si fa ad alzare il Abbasso. Ah, mi sento da sopra? Sopra di lei? Mi sento. No. Ah, grazie, grazie. Ah, molto gentile, molto gentile. Ah, oh, gentilissima, grazie. Allora, che vediamo questo menù? Signor cameriere, chef, lei è tutto un po', no? Tutto qua. Perché è bellissimo questo ristorante, mi piace, complimenti. Complimenti. Mi ricorda tanto, non so perché, un lapsus, come si dice, che qua c'erano dei banchi di scuola, tipo. Di così, no? Che si torna indietro. Il lapsus, no? Il lapsus. C'erano dei banchi qua, può essere, forse una volta. Forse una volta. No, no, si vuole. Poi! Che era un po' bruttina con le classi, insomma, Un po' farla, grazie, un po' quindi così. hanno deciso di farla come mesh. Ristorante! Ah, oh, bella scelta, io mi ricordavo qualcosa, che c'erano qua. Giovanni c'era qua, Giovanni! Questo che c'era il banco di Giovanni! Io! Mamma mia, quanti anni sono passati! Ma quanti anni! Ho un po' di mal di gola! Oggi sono andato a donare sangue, sai? Vuoi vedere? Guarda, mi hanno dato anche una maglietta! Guarda, mi hanno dato una maglietta! Perché ho tanta fame! Ho tanta fame perché oggi 8, no? Si dice oggi. Ah no, no, scusa. Donare sangue, vedi? Donare sangue, mi hanno dato una maglietta e quindi sono un po' abilitato, no? Disabilitato. Come si dice? Abilitato, no? Sono un po' Va bene,
disagiato, un po' stanco, ho fame, si può mangiare qua? Fame. Guardi il menù. Menù, adesso lo guardo. Scusate, mi sono un po' acciaccato, no? Sono un po' acciaccato. Ti posso dire una cosa? Sì. Posso girare il tavolo? Posso girare il tavolo così? Così vedo la stella lì che mi sì, sento un po'. Sì, lo giro io. Grazie. Molto gentile. Oh, così mi sento molto più. Mi piace di più, una visuale un po' più carina del posto, no? Mi piace proprio. Cosa ci sarà oggi di buono? Allora, posso leggere il menu? Sì. Sì, allora, cosa c'è scritto? Me lo leggi lei, che ho un po' problemi alla vista oggi perché... Ok. Questo è il menù di pesce. Pesce? Pesce! Sì, mare. Pesce! Nostrum. Ah, pesce mare, no? Ah, del nostro mare! Oh, sarà buonissimo. E allora? Sì. Calamari? Buoni calamari? Fritti. Calamari fritti con olio. Ah, con olio di casa, forse di casa. Ah, del casa, proprio roba così, ma roba domaccia, no? Come si dice, una roba nostra, una cosa nostra così, no? Calamari. Ai ferri. No. Che ferri? Non voglio mangiare ferri. Allora, calamari ai ferri. Ma ai ferri. No. No, GM! No, G8, no, te ferri, oggi G8, GM, no. Forse allora, calamari, mare nostro, no, fritti con olio. Scusi, allora, pesce. Poi! Pesce. Sì. Pesce. Mi scusi. Pesce congelato. Congelato? No, non voglio pesce congelato. Vado a prendere qualcosa da bere? Sì, guarda, tutto sente. Un'acqua cassata, o cassata, come si dice? Cannella, un po' di acqua con le bollicine. O naturale, forse meglio naturale. Sì, sì, grazie. Tanto le leggiamo. Allora, il pesce... Coca, forse con zuccheri, no? Coca-Cola, sì, non light, Coca-Cola normale con tanto zucchero. Ma ho detto non light, no, tanti zuccheri, aggiungi un po' di zucchero anche, ma si può aggiungere un po' di zucchero, non light. Allora, pesce precongelato abbiamo detto, spigola 50 euro al chilo, orata 40 euro al chilo, rombo 350 euro al chilo, 35. Allora, io penso che i calamari fritti con olio di casa, sì, mi piace, ma ai ferri no, perché... No, ai ferri non voglio, buongiorno. Allora, mi puoi preparare intanto i calamari fritti con olio, quello di casa, no? Lo scrivo qua. È un rombo come pesce, questo qua 35 euro al chilo. Ok. Rombo. E come contorno... verdura nostrana, patatine fritte, un po' di verdura, c'è la verdura degli altri, qua, verdura di casa, anche? Sì. Allora, verdura di casa, e dolci vediamo dopo, sì. Allora, intanto queste cose qua, i calamari, il rombo e la verdura, grazie. Ecco signora, poi ci il menù, mi dai il menù, finché prepari, mi dai il menù. Eccoci, grazie. Che voglio, io avrei ancora tanta sete. Signora, scusi. Sì? Ho 87. 87 di cosa? Come 87? 87? Io ho 87. Di cosa? 87 pizze? Ma che sta parlando? Io ho 87! Ho 87 cosa? 87 pizze? No! Voce del... non è il verbo. Io ho 87. Sette. No, 87. 87 è ancora un po' di dignità. Avevo capito il numero 87.
forse l'ho detto un po' così in velocità, no? Perché avevo 87. 80, sì. 87! 87, grazie! Grazie, 87, grazie. Oh, questa pizza è già tagliata. Oh, è già tagliata. Buonissima. Però, questo qua, casomai, me la metto qui per dopo, no? Perché non è che riesco a mangiare tutto subito, no? Metto qui, porto a casa, porto a me per cena, ancora una, cena. Questa la lascio nel piatto, devi lasciare sempre un po', no? Perché poi ti chiedono, come era? Era buono? Sì, sì, non sono riuscito nemmeno a mangiarla tutto, era buonissimo. Questa la lascio qui. Le verdurine, piselli, oh, che buone le verdurine di stagione, facciamo via tutto, lasciamo qui i piselli, così, perché bisogna sempre essere un po' nel piatto, no? Perché qui ti chiedo, com'era? Era tanto, sì, era tantissimo, infatti non sono nemmeno riuscito a mangiarla tutta, no? Quindi, il pesce lo mangio tutto invece, era veramente buono. Buongiorno, 87 ancora? 87, okay. Sì, 87, grazie. Grazie. Che buono. Allora, li prendiamo da bere intanto. Riempriamo. Ecco da questa bottiglietta. Era buonissimo, eh? Grazie. Ma cosa? Mamma mia, era buonissimo. Ho capito che era buonissimo, ma. Ho mangiato tutto, eh? L'ho mangiato veramente di gusto. Vedo che è la pancia. Vedi che è cresciuta la pancia. Era buono, eh. Mi scusi, ho lasciato questi due pezzi qua perché... Sì, capisco, era tanto, era tanto. Era tanto, sì, era tanto, per cui... Grazie, eh. C'è qualche dolce? Signore, il menù, posso ancora un attimo per un dolce, qualcosa? Sì, un dolcetto, no? Come? Se vuoi, c'è la ciambella. Ehi, tiramisù non c'è, eh? Quello non c'è ancora. Ok, vabbè, tiramisù che mi sento un po' stanco. Tiramisù, no? Così mi sento un po' stanco, è un buon tiramisù. Ma una ciambella doppia, allora, con tanto zucchero. E come amaro, no? Come amaro. C'è un limoncello con dei limoni, magari fatti in casa, anche visto fatto in casa. Un limoncello, c'è, eh? Sì. Ah, grazie, eh? Grazie. Aspetto qui, intanto guardo un po' così in giro il panorama. Sì, vabbè. Grazie. Ecco, insomma, aspettavo, allora il dolce, no? Ti metto via questo. Sì, sì, parto, non lo mangio più, Non okay. Sono sazio. Senti che rumore fa la pancia. Sì. Proprio un rumore un po' così... plasticoso. La pancia sente che è un po' mezza piena, mezza vuota, no? Come il bicchiere. Come... ti piace di solito tu, no? Lei, voi, come posso darti del lei, del voi, del tu, il bicchiere di solito, lei, ma voi, tu. Lo prendiate il caldo, la ciambella. Sì, ah, grazie. Ma e di solito lei, voi, tu, noi, voi, lei, no? Come vede il bicchiere? Mezzo pieno o mezzo vuoto? Che vuol dire? Il bicchiere, no? Della vita, no? Sei più ottimista così che lo vedi più pieno o mezzo vuoto lo vedi, no? Quando c'è un bicchiere d'acqua, no? C'è un bicchiere d'acqua, no? Metà acqua. E secondo te vabbè, è più niente. Piena o più vuota? Niente, comunque. Mezzo pieno lo vedi. No! Cos'era? Sì. Cos'è? Che forno? Ho preso paura. Oh, mio. Ah, ora via, tagliamo. Sì, grazie. Che cavolo? Mamma mia! Ah, di nuovo. Ah, che mattina! Che cuoca! Oh! Come si mangia questa ciambella? Ora li prendo il mio
l'uccello. Perché mi fa un po' paura questa campina. Ah, grazie, il dolcetto, la mano. No, 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 ma è il signor l'uccello. È il signor, ma si può bere, no? Cioè, sì, sì, dei limoni originali. Sì, originali, sì. Che l'uso? Mi fa usare, mi fa aprire, mi fa, ma parla lei, voi, suoi. E vedo mezzo pieno, mezzo vuoto, no? Mezzo, la ciambella. Scusi, però che... che buon odore, che buon odore! È buonissimo! Io che ce l'ho? Forse l'ha scaldato un po' troppo, può essere. Essendo un po' dura, non mi guarda. Ho mangiata! Era buonissima, La ringrazio, e la limoncella veramente anche questo di casa vuol... è forte, Ma veramente? Sì, è fortissimo, vuoi assaggiare? No, no. Lo vuoi assaggiare? No. È buonissimo! Lo vuoi assaggiare un po' di limoncello? No, la mia pancia! La mia pancia! Questo è il la mia pancia! I figli degli altri! Ma non mi ci è piaciuto? Sì! Iscrivetevi al canale Margherita Poi, cliccate la campanellina, condividete con i vostri amici, tutti.